Oggi vediamo l'importanza di quello che è accedere agli spazi confinati con indosso l'imbragatura, perché nell'imbragatura noi da soccorritori abbiamo modo di avere dei punti di presa sul corpo che ci permette di fare un soccorso e un'estrazione molto veloce e molto efficace, senza dover aggrapparci a un abbigliamento, alla cintura dei pantaloni che magari non tengono. Avere addosso questa imbragatura ci permette di avere sia gli spallacci sia le anelle a cui poterci collegare. Rimane sempre fondamentale tenere bloccata la testa e cercare di preservare il collo dagli urti laterali e dai movimenti involontari, così da salvare tutto quello che è la parte più importante, che è il nostro cervello. Una delle manovre che si può fare su un infortunato, ad esempio, è quello di, sfruttando i soli spallacci, andarlo a sollevare e a trasportare in un luogo sicuro, riuscendo così a migliorare la sua condizione e rimuovendolo da un'esposizione a diversi rischi, a diversi fattori. Il fatto di andarlo a trascinare manualmente ci permette di arrivare in prossimità del punto di estrazione, dove avrò il treppiede con dei cavi che vado a collegare alla sua imbragatura per poi sollevarlo e portarlo fuori dal nostro ambiente confinato, dal nostro ambiente di lavoro, in cui abbiamo necessità di evacuare velocemente.